Eccoci amici di La Mia Vita Spaziale, bentrovati a questo nostro appuntamento bisettimanale, cioè due volte, non ogni due settimane, ma due volte alla settimana. Dopo la sigla vi parlo di un tool molto utile, molto bello per fare marketing. Eccoci qua! La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Bene, bene. Oggi voglio parlarvi di uno strumento molto semplice a vedersi, non tanto a farsi, però molto molto potente. Infatti la parola potenza c'è nel nome, power. E a questo nome aggiungiamo un altro pezzettino di parola che viene da cartoon. Power più cartoon, cioè un cartone potente, è powtoon. Povton scritto. Questo è un sito che voi potete trovare digitando www.powtoon.com e questo sito vi permette di fare delle cose molto molto interessanti per presentare un prodotto, un servizio, una vostra attività. Infatti è uno strumento molto semplice da usare che in sostanza vi fornisce degli oggetti, dei personaggi per fare un piccolo cartone animato. Avete presente quelle infografiche in movimento in cui c'è l'omino che non so fa la riunione aziendale, spiega le cose, tutto disegnato bene da un disegnatore e ci sono delle scritte che appaiono, possono esserci anche delle voci, insomma un piccolo filmatino in cui non ci sono personaggi tratti dalla realtà ma ci sono dei disegni che però ha la capacità, proprio perché così essenziale, di essere molto più esplicativo di un filmato, che è più difficile da fare, perché il filmato, se tu riprendi una scena, dentro c'è di tutto, ci sono anche delle cose che magari non sono utili per quello che tu vuoi comunicare, mentre invece nel cartone animato tu disegni esattamente quello che ti serve. Se per esempio vuoi spiegare la tua attività di giardinaggio con i vasi, fai la donnina che va sul balcone, c'è il vaso col fiore, innaffia e tu gli spieghi che mettendoci il tuo prodotto nel fiore può funzionare meglio. Tutto questo che una volta richiedeva grandi quantitativi di denaro, perché dovevi assoldare un disegnatore, un grafico con capacità anche di animazione in 3D che facesse poi un filmato del tutto confezionato in maniera professionale per la tua azienda, oggi lo puoi fare gratis tu a casa tua. Infatti My Power Tunes, ci ho aggiunto il My perché è il luogo dove all'interno di Power Tunes tu puoi salvare, diciamo, tutti i tuoi filmatini, ti permette di fare un sacco di cose. Come funziona? Innanzitutto ci sono già dei template già fatti, molto carini, molto belli, per esempio per un corporate video, oppure per una presentazione, per fare dell'infografica in movimento, un video esplicativo, un tutorials o una pubblicità. Tu devi innanzitutto pensare il testo che vuoi scrivere, oppure puoi registrare la voce, per esempio se vuoi fare un commento audio alle piccole scene che accadono, e poi aggiungi a questo testo oppure alla voce, da un template o anche partendo da zero, proprio da una schermata in 16 noni come è il monitor del computer, e tu puoi aggiungerci tutto quello che ti serve. Quindi che cosa puoi aggiungere? Puoi aggiungere cose molto interessanti, dagli sfondi, ci sono un sacco di sfondi già preconfezionati e anche in movimento, per esempio l'ufficio, la cucina, la città, la strada, piuttosto che ne so, il negozio, un sacco di ambienti nel quale tu puoi, o la scuola, non so, nel quale tu vuoi ambientare la piccola scenetta. Poi ci inserisci proprio, li trascini i personaggi, che sono dei personaggi che tu puoi anche muovere e già magari hanno dei movimenti
prefissati dentro, per esempio un tipo che scrive sulla lavagna, il professore che spiega, il top manager che fa la riunione, la segretaria che scrive, l'omino che scrive al computer. Insomma, tu metti questi personaggi, puoi aggiungerci delle scritte, delle frecce, delle cose che su una timeline, quindi una linea del tempo, tu puoi far entrare, far uscire, far funzionare, puoi anche gestire le come dire, le proporzioni. Quindi magari se c'è in primo piano c'è un personaggio che lo vedi a tutto tondo, e in fondo c'è un più piccolini, insomma veramente puoi crearti da solo un cartone animato. E questo programma ti offre gratuitamente la possibilità di fare tutto questo, oppure con delle funzioni a pagamento. Però già libero ti permette di fare un sacco di cose, perché hai 100 mega di spazio, ma occupano poco, e puoi arrivare fino a 5 minuti di presentazione, e vi assicuro che è molto molto lunga, e lo puoi anche esportare con una risoluzione non in HD ma basica, che va bene per i social, per Facebook, per tutto quello che serve. Inoltre hai una grandissima galleria libera di colonne sonore che tu puoi mettere di sottofondo, e anche di oggetti che liberamente puoi prendere e inserire dentro il tuo video. E, oppure con altre funzioni più a pagamento, tu hai l'HD fino a 15 minuti, puoi fare anche fino in full HD, insomma cose veramente veramente stratosferiche. Il risultato è che hai un bellissimo filmatino che tu puoi far vedere ai tuoi clienti, ai tuoi studenti, ai tuoi amici, puoi pubblicarlo sui social dove vuoi, e la gente ti dirà: wow, ma questa cosa qui è veramente, come l'hai fatta? Sei così bravo a disegnare, sei così bravo a organizzare anche un filmato così complesso come un cartone animato. No, Powtoon viene in tuo soccorso e ti dona tutto questo gratuito. Bello, no? Bene, questo piccolo strumentino che vi ho segnalato in realtà è molto molto utile, molto bello, soprattutto per il marketing e anche per fare dei piccoli tutorial. Per esempio, se vuoi spiegare qualcosa a qualcuno, è niente di meglio che fargli un piccolo filmatino, un piccolo cartone animato, un Powtoon, che ti in 2 secondi ti fa vedere le procedure, clicca qui, clicca là, fai questo, fai quell'altro, e questo diventa molto molto esplicativo, anche perché lo sappiamo, viviamo in un mondo di immagini e la gente si stufa a leggere dei lunghi articoli, dei lunghi commenti. Niente di meglio che presentare qualcosa con una azione che viene messa in atto da questo cartone animato, che dura 1, 2, 3 minuti, massimo 5, ma 5 minuti vi dico sono veramente un'eternità. Ecco, quindi è davvero uno strumento molto molto utile. Siccome parliamo anche di civiltà delle immagini, io da qualche tempo sto sperimentando Instagram in vari modi. Se andate sul mio profilo, che è Abi Comunica, potete vedere un po' che cosa faccio. Sto sperimentando vari formati. Ultimamente ho pensato di pubblicare i miei trucchi, cioè per vivere una vita spaziale e per fare tutto quello che faccio, il mio lavoro, io utilizzo alcuni strumenti, alcuni trucchi che riguardano la mia vita di tutti i giorni, gli strumenti che adopero, le app che uso, ma anche lo stile di vita che porto avanti. Ecco, se volete un po' vedere quello che faccio, per copiare magari qualche bella idea, vi invito ad andare sul mio profilo di Instagram e anche magari di commentare, di mettere qualche like, perché così posso prendere contatto con voi, vedere un po' chi siete, cosa fate, e magari così cominciare un dialogo. Perché ve lo dico sempre, questo podcast non è unidirezionale, ma vuole essere un luogo che è l'occasione, perché se trovi valore, trovi qualcosa da imparare e tu stesso sei appassionato come me della vita digitale, di una vita come nel futuro, dove facciamo un sacco di cose con il cellulare, con il digital, con il computer, con tutte queste diavolerie come le luci che si accendono, la domotica e tutto questo, se tu vuoi condividere anche qualcosa di quello che tu sperimenti, chiedermi qualcosa o anche semplicemente segnalarmi qualche novità, qualche strumento utile, perché così possa
entrare in un pubblico molto più vasto, ecco, prendi contatto, scrivi sul canale di Telegram a Brugnoli, o puoi seguire La Mia Vita Spaziale, c'è il canale apposta, ma c'è il mio canale personale dove puoi fare le domande, magari lasciarmi un audio. E tutto questo è utile perché raggiunge i più di 700 appassionati della mia vita spaziale che mi seguono ogni giorno, perché vedo che ogni giorno c'è gente che ascolta questo podcast e probabilmente trova valore, trova frutto, perché così anche la sua vita diventa sempre di più spaziale. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.